Combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate, Italia proletaria e fascista è per la terza volta in piedi, forte, fiera e compatta come non mai. La parola d'ordine è una sola. Categorica e impegnativa per tutti. Essa già trasvola ed accende i cuori dalle Alpi all'Oceano Indiano. Vincere! Papà, ti scrive la mia mano, quasi mi trema, lo comprendi tu. Son tanti giorni che mi sei lontano, e dove vivi non lo dici più. Le lacrime che bagnano il mio viso, son lacrime d'orgoglio, credi a me. Ti vedo che dischiudi un bel sorriso, e il tuo balilla stringi in braccio a te. Anch'io combatto, anch'io ho la mia guerra, con fede, con onore e disciplina. Desidero che frutti la mia terra e curo l'orticello ogni mattina. L'orticello di guerra, e prego Iddio che vegli su di te, babbuccio mio. Caro papà, da ogni tua parola sprigiona un credo che non si scorda più. Fiamma d'amore, di patria che consola, come ad amarla mi insegnasti tu. Così da te le cose che ho imparato le tengo chiuse e strette nel mio cuor. Ed oggi come te sono un soldato, credo il tuo credo con lo stesso amor. Anch'io combatto, anch'io ho la mia guerra, con fede, con onore e disciplina. Desidero che frutti la mia terra, curando l'orticello ogni mattina. L'orticello di guerra, e prego Iddio che vegli su di te, babbuccio mio. L'orticello di guerra, e prego Iddio che vegli su di te, babbuccio mio. E prego Iddio che vegli su di te, babbuccio mio.
l'esercito nazista in Italia sta per capitolare e le armate jugoslave avanzano rapidamente verso l'Istria e la Venezia Giulia. Più distanti, le divisioni anglo-americane, con grande preoccupazione dei triestini. Il 30 aprile 1945, la quarta armata di Tito è a 9 chilometri da Trieste. La seconda divisione neozelandese dell'ottava armata britannica a 80 chilometri. All'1:30 di notte, militari jugoslavi tagliano i cavi della luce. La città è nelle tenebre. Il 30 aprile 1945 sfilano i partigiani nelle città del nord, ultimo atto pacifico di una guerra dolorosa, e gli anglo-americani sono salutati come liberatori. In Italia il 30 aprile è giorno di festa, la guerra è conclusa. Gioia e libertà ovunque. Tranne ai confini orientali. A Trieste. La città è ancora in mano all'esercito tedesco, ormai in fase di ritirata. Le armate jugoslave, da est, stanno infatti convergendo su Trieste. Più lontani, ad ovest, i contingenti anglo-americani. Il 30 aprile, all'alba, tre colpi di sirena segnano l'inizio dell'insurrezione. Il porto è l'obiettivo principale, bisogna impedire ai tedeschi di attivare le mine. In città, il 30 aprile, molti sperano che i tedeschi sull'altipiano resistano il tempo necessario a consentire l'arrivo degli anglo-americani. Così, a pochi chilometri di distanza, i nemici, i tedeschi, diventano alleati e gli alleati, gli jugoslavi, nemici. Contrasto senza soluzione, che obbliga tanti triestini ad essere amici e nemici dentro se stessi. L'imminente calata dell'esercito jugoslavo provoca la reazione dei tedeschi in città, reazione che coinvolge anche i bambini. I titini, i partigiani di Tito, entrano in città. Si vedeva tutto quanto, si vedeva che avanzava il sud dalle colline, veniva giù. E aspettai, credendo che sarà la libertà, invece era un altro peggio che prima. Per gli sloveni dei dintorni e per una parte della classe operaia comunista è una festa e i titini sono salutati come liberatori. Per la maggioranza italiana della città invece è costernazione. La mattina del primo maggio. Ho cercato di stabilire subito un contatto paterno con questi militari, i quali naturalmente non ci vedevano di buon occhio, vedendo dei civili con al braccio una fascia di tricolore italiano. Una cosa penosa. Penosa dal punto di vista estetico, dal punto di vista della dignità, insomma, uomini che erano stanchi, ciabattavano a piedi e con scarpe, con pezze, con ognuno vestito in un altro modo. Insomma, questo era l'esercito che liberò Trieste nella loro espressione. Ma l'altro esercito, invano atteso dalla maggior parte dei triestini, dov'è? I neozelandesi avanzano rapidamente attraverso la pianura padana, incontrando scarsa resistenza. Tutti si aspettano una marcia diretta su Trieste. Trieste italiana, insorta ieri per iniziativa Comitato Liberazione Nazionale contro dominazione nazista, abborre diffidente occupazione jugoslava. Ansiosa, attende tempestivo arrivo a forze alleate.